Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati ancora una volta a una nuova puntata di Blister, il nostro appuntamento con la salute realizzato in collaborazione con il Policlinico San Marco di Mestre. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Martina Boscolo, buongiorno. Buongiorno. Che è psicologa dell'educazione clinica e lavora appunto con il Policlinico San Marco e che ha dato il via, ha reso possibile un progetto veramente straordinario, direi, ed è anche il primo messo in campo in Italia. Si chiama Progetto Persefone ed è rivolto, diciamo, ai parenti, ai familiari delle persone che sono scomparse. In che cosa consiste esattamente questo progetto e da dove è partito? Il progetto è un progetto di prevenzione e di promozione alla salute, è il primo fatto in Italia con questa modalità. Mi è stata data l'occasione nell'hospice del Policlinico di San Marco di rendere operativo questo progetto, un progetto rivolto ai familiari che hanno subito il lutto e di promozione alla salute per quanto riguarda il lutto, la prevenzione del lutto patologico. Lutto patologico, sono due parole, insomma, che noi in qualche modo scopriamo adesso. C'è un lutto, diciamo, a cui purtroppo tutti noi in qualche modo dobbiamo far fronte nel corso della nostra vita. C'è un lutto patologico che vuol dire che la persona non riesce a superare il momento di dolore, sbaglio, è così? Esattamente, allora noi tutti quando subiamo il lutto abbiamo delle fasi che sono normali. All'inizio abbiamo una fase del torpore, nelle prime ore, i primi giorni che è accaduto l'evento e quindi c'è un intontimento della persona. Dopodiché succede che c'è una fase della riorganizzazione, ovvero la persona si rende consapevole della situazione e quindi ritorna nella quotidianità. Mentre il lutto patologico è quando entro l'anno la persona ha delle eccessive colpe, idee suicidarie e un comportamento ambivalente e dipendente da parte del defunto. Ed è questo il mio lavoro, il progetto è stato rivolto a queste persone. Entro l'anno è normale il verificarsi di questo tipo di situazioni, di stati d'animo, dopo l'anno insomma la situazione diventa problematica. Ce ne sono molte di persone che hanno un lutto patologico. Purtroppo sì, perché questo avviene soprattutto anche dalla sperimentazione che abbiamo fatto nell'hospice, il tabù della morte al giorno d'oggi è molto sentito, quindi quando si rendono conto che alla fine i sentimenti che provano, i comportamenti che hanno possono essere confrontati, c'è la possibilità, hanno la possibilità di essere aiutati, come può essere il nostro ruolo di psicologo, si rivolgono spontaneamente. In che cosa consiste il progetto Persefono? Lei come fa ad aiutare queste persone? Il progetto ha avuto degli ottimi risultati, ovviamente grazie anche alla collaborazione dei colleghi nell'hospice. Ci sono due psicologhe nel reparto che aiutano i pazienti e i familiari. Anch'io faccio parte di queste attività. Nel momento in cui io prendo una confidenza con loro e spiego che c'è questa possibilità di fare dei gruppi di lavoro dopo il decesso del paziente, del proprio caro. E da lì poi ci sono dei gruppi formati da un piccolo gruppo formato da 4-5 persone, anche 6. E da lì poi vengono fatte delle attività. Ogni attività è mirata a degli obiettivi ben definiti. Ed esempio, una delle attività che faccio sono per esempio il brainstorming, un'attività che si usa di solito anche nel campo scolastico, pubblicitario e che ho visto per esempio che è stato molto utile anche nel lavoro di gruppo. E da lì c'è la possibilità quindi di parlare del significato dell'elaborazione, del significato del lutto che loro hanno e anche per conoscersi meglio. Diciamo che per esempio altre attività che faccio è la proiezione del film. La proiezione viene fatta proprio per sensibilizzare le persone,
le persone. Diciamo in complessivo che tutte le attività sono mirate per lavorare sulle emozioni. Sappiamo che esprimere e regolare l'emozione aiuta a superare uno stress enorme che può essere la perdita di un caro. Senta, questo è un percorso difficile, immagino, al di là delle resistenze iniziali che, insomma, in un momento soprattutto di dolore una persona può avere, mettersi davvero in gioco, in prima persona, significa scoprirsi, no? Parlare anche dell'altro, all'altro di se stesso, non è facile. Non è facile, però questo progetto ha fatto capire che le persone, quando vedono che possono essere aiutate, non si sentono più sole e si fanno aiutare. Quindi in qualche modo chi è in difficoltà può dare una mano agli altri. Certo. Il lavoro di gruppo ha anche fatto vedere che parlandosi fra di loro, questo aiuta molto a non sentirsi isolati, ad promuovere un'elaborazione emotiva e avere consapevolezza di quello che le sta accadendo e che ha le forze per uscirne. Grazie mille, grazie. Grazie a voi. Grazie alla dottoressa Martina Voscolo, che abbiamo conosciuto, che ci ha parlato del progetto Persefone, che prende il nome appunto dal mito greco, che ci parla di un argomento così, così tragico come la morte, ma che noi abbiamo in qualche modo rimosso, anche forse in modo sbagliato, dalla nostra cultura. Ritorneremo allora a parlare di questo progetto proprio con la dottoressa Voscolo. Intanto io mi fermo qui e vi do l'appuntamento con Bliss per la prossima settimana. Grazie a tutti.